Questa è la prima iniziativa nell'ambito del protocollo d'intesa Donne e Media che questo Corecom ha realizzato unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione Pari Opportunità, all'Ordine dei Giornalisti e all'Assessorato al Lavoro e al Sociale. Questa è la prima iniziativa di rilievo, dal valore altamente simbolico perché insomma è nell'ambito della settimana dedicata internazionalmente alla violenza di genere. Lo facciamo con il Tenente Colonnello Rosa Vinci Guerra, con il Tenente di Vascello Ilenia Ritucci, tenuto delle donne e di tutto ciò che dimostrano in Italia e specie nell'Arme. Ormai sono passati 22 anni dalla legge del 99, grazie alla quale è stato aperto il reclutamento, molto emblematico, dato il fatto che gli stereotipi che ci sono adesso pongono il reclutamento italiano tra i più alti in tutto quanto il mondo. In Italia si fa ancora un po' di difficoltà, l'immaginario ecco, della donna in divisa sembra ancora una novità, però credo che col tempo questo processo diventerà sempre più stabile. E io attualmente comando l'ufficio circondariale marittimo di Civitanova Marche, sono la prima donna al comando in questo ufficio e le posso dire inizialmente c'è stata una perplessità soprattutto da parte del ceto peschereccio che è sempre stata abituata ad approcciarsi con un uomo, però sono fiduciosa, credo che il tempo sicuramente sistemerà anche questa diciamo, differenza, che poi non la vedo come una differenza perché credo che il ruolo della donna sia complementare al ruolo dell'uomo, non c'è assolutamente una rivalità, bensì una complementarità. Il ruolo di comandante poi è un ruolo di, soprattutto di gestione degli uomini. E un bravo comandante è chi sa gestire il proprio personale, chi riesce a far uscire il meglio dal proprio personale e credo che non serva essere uomo e donna per fare una cosa del genere, bisogna avere delle capacità più che insomma, particolarità di genere.